Buona domenica. Oggi, 15 novembre, è la 33ª domenica del tempo ordinario. L'Evangelista San Matteo, molto più che Marco e Luca, insiste sulla necessità di attendere il ritorno del Signore alla fine dei tempi in maniera attiva. È il messaggio anche di questa parabola, conosciuta tradizionalmente come la parabola dei talenti. Come le altre parabole di Gesù, anche questa ci è giunta attraverso la rilettura che ne ha fatto la Chiesa dell'Evangelista Matteo. È possibile riconoscere questo intervento e quindi leggere il significato della parabola per i suoi primi ascoltatori e poi per le generazioni seguenti. Gesù ha certamente indirizzato la parabola a coloro che, come il terzo servitore, si ritenevano a posto nei confronti del loro padrone e si obbedivano in un atteggiamento di profondo timore. Queste persone, prive di inventive e fantasia, si trovarono spiazzate di fronte alla novità di Dio portata da Gesù. Gli scribi e i farisei molto spesso reagirono alla predicazione di Gesù con un rifiuto preconcetto, basato sulla loro visione di un Dio descritto, come dice la parabola, come un uomo duro che miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso, un Dio di cui bisogna avere paura. Gesù li rimprovera di aver imprigionato l'azione di Dio entro le strette frontiere dei loro pregiudizi. Dio resterà sempre un padrone imprevedibile, ma questo non deve generare paura ed inattività. Piuttosto deve generare audacia, fiducia e speranza, perché la sua generosità e il suo amore sono senza misura, come dimostrano bene le ricompense offerte ai servi della seconda parte della parabola. Chi non accoglie un tale Dio, l'unico vero Dio, si vedrà togliere il suo talento perché sia dato a qualcun altro. La guida dell'umanità passerà di mano. Quando la comunità primitiva ha riletto la nostra parabola, il tono polemico originario si era molto smorzato, rendendo così la parabola un'esortazione pressante ai credenti di non disprezzare la grazia di Dio. Quando il Signore verrà, verremo giudicati nella fedeltà anche alle piccole cose. Dice la parabola: bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Matteo, parlando alla seconda generazione cristiana, non attendeva più la venuta del Signore come un fatto imminente. Questo però aveva portato alcuni a ridurre il loro impegno, la loro vigilanza. Allora l'Evangelista reagisce, ricordando che certamente la fine del mondo non è imminente, ma verrà. Poi giungerà imprevista. È bene dunque vigilare ed impegnarsi per poter rendere conto a Dio del buon uso della nostra vita. E un rendiconto certamente ci sarà. Mettiamo a frutto i nostri talenti per il bene nostro e di tutto il mondo. È il messaggio importante di questa domenica.